Carmelo Raffa, grazie all'onorevole Alessandro Pagano, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, per averci dato questo appuntamento, e abbiamo espresso unitariamente come Fabi, Fist, CISL, Fisac CGL, Wilca UIL, UGL, Unità Sindacale SNALEC, le ragioni per le quali i lavoratori rivendicano la razionalizzazione del servizio di riscossione attraverso l'attuazione della legge approvata dal Parlamento regionale nell'agosto del 2017. Chiediamo che il servizio venga razionalizzato nell'interesse dell'amministrazione regionale e dello Stato. No, non vogliamo praticamente essere additati come dei parassiti, ma dei lavoratori che lavorano nell'interesse praticamente del sistema Italia e del sistema Sicilia. Sono Massimo Caffari della Fisac CGL, abbiamo avviato oggi un percorso di incontri con le forze politiche ed istituzionali sia nazionali che regionali, al fine di rappresentare con chiarezza che il sistema riscossione in Sicilia è assolutamente sostenibile, che c'è un futuro e ci può essere un futuro nell'applicazione piena della legge 16 del 2017, la legge regionale che prevede il passaggio delle attività e del personale senza soluzione di continuità in agenzia delle entrate riscossione. Riteniamo che questa operazione sia un'operazione a costo zero per tutti e di grande interesse sia per lo Stato che per la Regione, ma soprattutto per i cittadini e per i lavoratori che vi operano. È stata una riunione molto positiva, quella con i sindacati dei lavoratori di Riscossione Sicilia, una riunione che è francamente molto operativa da un punto di vista anche tecnico. Non si è parlato di diritti dei lavoratori per il semplice motivo che già questi abbondantemente sono noti ed è chiaro che la tutela del posto di lavoro è indispensabile, ma il salto qualitativo che è avvenuto oggi è stato quello di avere osservato, sentito, ascoltato quelle che sono le tesi di un sindacato che certamente in maniera moderna si sta presentando di fronte agli interlocutori istituzionali. Nel caso specifico io sto parlando nella qualità di vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e come componente della Commissione Anagrafe Tributaria che porterà al MEF, al Ministero dell'Economia e Finanza, le giuste istanze di Riscossione Sicilia, che sostanzialmente dice e chiede che il Riscossione Sicilia deve diventare parte organica del sistema della riscossione italiana. Non può esistere questa dicotomia, questa differenziazione, questa separazione che ha prodotto un moltiplicarsi di costi. Costi di acquisto di software, costi di inefficientamento, costi di dimensionamento. È evidente quindi che alla fine, guardando i bilanci di Riscossione Sicilia, qui in questo caso parlo da tecnico, la colpa è stata proprio di una stagione in cui evidentemente si aveva il bisogno, forse anche l'esigenza, di manifestare un'autonomia a tutti i costi. L'autonomia è un valore. Ma l'autonomia è un valore purché porti vantaggi al cittadino. Se invece diventa autoreferenziale per una regione o per una classe dirigente non va bene. È chiaro che il moltiplicare i costi poi significa che hanno pagato i cittadini con l'aggio che hanno pagato, con le ricapitalizzazioni nei confronti dell'ente che ovviamente di volta in volta è ricapitalizzato, con le perdite che ha sopportato la regione siciliana non va più bene, è una stagione finita, sono altri tempi. Oggi per forza di cose dobbiamo parlare di efficientamento, ecco perché mi è piaciuto questo modo di presentare le cose e noi andremo a dimostrare al MEF che questo è il modo di parlare. Parlerò col sottosegretario Garavaglia, ottimo sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, e porterò addirittura le tesi che vengono fuori da una due diligence, che vengono fuori da una commissione paritetica Stato-Regione che dimostra quello che sto dicendo, che vengono fuori da un piano industriale che in maniera chiara articola i ragionamenti e spiega che la riscossione in Sicilia può essere realizzata a costo zero. Mi pare un obiettivo assolutamente concreto, a portata di mano e soprattutto una grande e bella stagione per la Sicilia. Naturalmente tutto questo deve avvenire anche col concorso di tutti, noi non siamo dell'avviso che deve esserci uno che deve fare tutto e gli altri zero, quindi ben venga anche il confronto con le altre forze, ma mi pare di poter dire, forze politiche e sociali, ma mi pare di poter dire che insomma è un buon abbivio.